Per realizzare questa borsa ci occorre un inserto in pelle composto da un fondo, manico con gli attacchi e una piccola patellina. Andremo a utilizzare il cordino Van Gogh, io ho scelto questo qui color bordeaux, serve tutta la rocca, sono 300 grammi e si usa tutta, io ne ho avanzato pochissimo, guardate questo è quello che ho avanzato dalla mia bobina, però ripeto, una rocca comunque è sufficiente per fare la borsa, si lavora con un uncinetto numero 3,5. Per quanto riguarda il sostegno, la borsa sta abbastanza rigida di suo, se volete potete irrigidirla comunque ugualmente con la rete piuttosto che con la salpa o con altri sistemi di irrigidimento, però ha una consistenza diciamo abbastanza buona che volendo potete lasciarla anche senza nessun indurente all'interno. Quindi questo è quanto, vi lascio al tutorial e vi ricordo che come sempre tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e le parti sono tutte in vera pelle. Allora, adesso vediamo come realizzare questo pannello, ok? Dovremmo realizzarne due uguali, uno sarà al davanti e uno al dietro della nostra borsa, quindi vediamo subito come fare. Prendiamo il nostro uncinetto, il cordino, facciamo un cappietto e dobbiamo avviare una sequenza di 50 catenelle. Una volta realizzate le 50 catenelle, facciamo una catenella per diciamo voltare il lavoro, quindi sono 51 catenelle, 50 più una che dobbiamo realizzare e dopodiché puntiamo nella seconda catenella all'indietro in questo modo e andiamo a fare un giro di maglia bassa, quindi per ogni catenella dobbiamo andare a realizzare una maglia bassa e dobbiamo ritrovarci quindi alla fine con 50 maglie basse, vedete, in questo modo. Realizzato tutto il giro di maglie basse, voltiamo il lavoro senza più fare la catenella, quindi passiamo il filo dietro l'uncinetto e voltiamo semplicemente il lavoro. Nel primo punto che ci troviamo qui, quindi proprio nel primissimo punto, andiamo a fare una maglia bassissima, in questo modo. Dopodiché andremo a lavorare 10 maglie basse nei prossimi 10 punti. Fatti questi 10 punti, nella maglia successiva andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, quindi una, rientro nello stesso punto e ne lavoro una seconda, quindi abbiamo fatto un aumento in questo modo. Nel punto a fianco lavoriamo una maglia bassa e in quello successivo andiamo di nuovo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. In questo modo. Dopodiché dovremo andare a lavorare 22 maglie basse nei successivi 22 punti che ci ritroviamo. Ci serviranno due marker che sono questi qua, che io vado a togliere e che dovremo mettere all'inizio e alla fine di questi 22 punti che andremo a realizzare. Quindi io adesso realizzo il primo di questi 22 e vado a metterci un marker per segnarlo. In questo modo, quindi ho realizzato il primo, 2, 3, 4 e così via, vado avanti a realizzare le nostre 22 maglie basse. Nel 22esimo punto andiamo di nuovo a inserire un marker in questo modo, quindi abbiamo segnato il primo e l'ultimo di questi 22 punti. Dopodiché nel punto successivo andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto, in questo modo. Nel punto a fianco lavoriamo una sola maglia bassa, in quello successivo ancora lavoriamo di nuovo 2 maglie basse nello stesso punto, in questo modo. E adesso completiamo realizzando 10 maglie basse e nell'ultimo punto, nell'undicesimo, nell'ultimo punto che ci rimane, di nuovo una maglia bassissima. Perché iniziamo, abbiamo iniziato il giro con una maglia bassissima di qui e finiamo di qui con una maglia bassissima. Quindi sono 10 maglie basse più una bassissima in punta. E abbiamo terminato questo primo giro.
Quindi voltiamo il lavoro, anche qui senza fare la catenella per girare, non la faremo mai, volteremo sempre il lavoro come abbiamo fatto prima. Andiamo a fare un giro lavorando le maglie così come si presentano, quindi facciamo un giro di andata dove faremo gli aumenti, che adesso andremo a vedere, faremo sempre degli aumenti, e un giro di ritorno dove lavoreremo le maglie come si presentano. Quindi adesso in questo giro di prima abbiamo fatto gli aumenti, adesso lavoriamo le maglie così come si presentano, quindi nel primo punto facciamo sempre una maglia bassissima. E da quello successivo in poi andiamo a lavorare le maglie così come si presentano per tutto il giro. L'ultimo punto in fondo dall'altra parte sarà di nuovo una maglia bassissima, quindi iniziamo e finiamo sempre con una maglia bassissima, però poi adesso lavoreremo le maglie così come si presentano, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Terminato anche questo altro giro, vedete che con gli aumenti che abbiamo fatto incominciano a delinearsi la parte, diciamo, che si piega, vedete che il lavoro prende questa forma, perché questa parte qui sarebbe questa, ok? Allora, quello che dobbiamo tenere a mente è che tutti gli aumenti e le diminuzioni che andremo a fare andranno fatte in questa prima parte, prima del marker, e nell'ultima parte, quindi dopo il marker. La parte centrale dei 22 punti che abbiamo la lavorato all'inizio, compresi nei due segni che ci siamo messi, andranno sempre lavorati a maglia bassa e non dovranno subire variazioni, quindi questi due punti rimarranno invariati per tutta la lavorazione. Tutto quello che cambierà sarà prima e dopo questi 22 punti. Allora, adesso vediamo subito. Quindi abbiamo fatto un giro di maglia bassa lavorando i punti così come si presentano, adesso dobbiamo fare di nuovo un giro dove ci sono degli aumenti e dove qui all'inizio salteremo un punto. Quindi vedete, ho voltato il lavoro, ho terminato facendo la maglia bassissima e ho girato il lavoro. Adesso dovrei fare una maglia bassissima qui nel primo punto, invece lo salto questo primo punto e vado a fare la maglia bassissima nel secondo punto. Quindi vedete che qui si è già creato un piccolo scalino dove incominciamo, diciamo, a scendere, perché vedete che qui man mano diminuiremo sempre di una maglia al fine di creare questo, diciamo, motivo. Quindi abbiamo saltato una maglia, dopodiché andiamo a lavorare 9 maglie basse. Nove maglie basse in questo modo. Poi nel punto successivo andremo a fare un aumento, quindi lavoreremo 2 maglie nello stesso punto in questo modo. Poi i successivi due punti lavoriamo le maglie così come si presentano, quindi 1 e 1 2. L'ultimo punto, che è quello prima del marker, di nuovo andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie nello stesso punto in questo modo. Dopodiché ho il marker, quindi il primo dei miei 22 punti, tolgo il segno, lavoro la mia maglia e lo rimetto e vado avanti a lavorare i miei 22 punti così come si presentano, che abbiamo detto che rimarranno invariati per tutta la lavorazione, quindi fino a dopo il marker. A questo punto ripetiamo a specchio quello che abbiamo realizzato qui all'inizio, quindi il punto subito dopo quello dove avevamo il marker, andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. Dopodiché lavoriamo 2 maglie basse normali nei successivi due punti, in questo modo. In quello dopo ancora facciamo di nuovo un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. Dopodiché andremo a lavorare 9 maglie basse e una maglia bassissima. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e una maglia bassissima. E vedete che abbiamo saltato il primo punto, come dall'altra parte. L'ultimo punto resta da fare. Ok? Nove maglie basse.
e una maglia bassissima. In questo modo abbiamo saltato l'ultimo punto come l'avevamo saltato di qua. Adesso voltiamo il lavoro ed è il giro di ritorno dove dobbiamo lavorare le maglie così come si presentano. Quindi facciamo una maglia bassissima sopra la maglia bassissima e una maglia bassa su tutti gli altri punti. Quindi lavoriamo i punti così come si presentano. Vedete che qui si è formato questo piccolo scalinetto, è normale ed è giusto che si sia formato, se ne formeranno altri man mano che andremo a lasciare sempre dietro un punto poco per volta con la lavorazione. Quindi lavoriamo questo giro tutto a maglia bassa. A questo punto abbiamo terminato il giro di prima, fatto tutto il giro di maglia bassa, di nuovo sono qui, salto il primo punto, vado nel secondo e faccio una maglia bassissima. A questo punto lavoriamo 8 maglie basse, una, nel punto successivo facciamo un aumento. Dopodiché avevamo detto che le maglie tra un aumento e l'altro aumento si farà qui nel punto prima del marker, aumentano ogni volta che facciamo, diciamo, uno di questi giri degli aumenti. Quindi se la volta prima ne abbiamo realizzati 3, stavolta i punti bassi tra uno, un aumento e l'altro devono essere 4. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ed ecco che siamo qui nel punto prima del marker e lavoriamo un aumento. Adesso di nuovo lavoreremo le nostre 22 maglie basse, dopodiché subito dopo il marker ci sarà l'aumento, 1, 2, 3, 4 maglie basse, un aumento e le ultime 8 maglie basse con una maglia bassissima finale. Il giro dopo di ritorno sarà un giro di maglia bassa dove lavoreremo le maglie così come si presentano. Quindi vedete che qui stiamo scalando mentre qui facciamo, diciamo, gli aumenti. Quindi giriamo il lavoro, ci troviamo a dover ricominciare un nuovo giro con aumenti e diminuzioni. Allora, come vi dicevo prima, la parte di qui delle prime maglie, ogni coppia di giri, quindi ogni due giri, le maglie diminuiscono. Il giro precedente abbiamo realizzato 8 maglie basse e poi abbiamo fatto un aumento. Adesso andremo a fare solo più 7 maglie basse e poi faremo l'aumento. Quindi nel primo punto vado a fare una maglia bassissima come sempre e poi parto a lavorare 7 maglie basse, quindi una, 2, 7 maglie basse. Adesso ci troviamo qua e dobbiamo fare un aumento. Quindi una maglia bassa, nello stesso punto ne vado a fare un'altra. Come dicevamo prima, qui le maglie diminuiscono, mentre tra un aumento e l'altro le maglie aumentano. Quindi se nel giro precedente avevamo 4 maglie tra un aumento e l'altro, questo giro ne abbiamo 5. 5 maglie basse ed ecco che ci troviamo a un punto prima del marker dove andiamo a fare il nostro secondo aumento. Adesso lavoreremo le nostre 22 maglie basse, dopodiché faremo di nuovo un aumento, 5 maglie basse, un aumento, 7 maglie basse e la maglia bassissima. Il giro seguente saranno solo maglie basse, dopodiché ci ritroveremo qui all'inizio dove dovremo fare una maglia bassissima sempre, 6 maglie basse, un aumento, poi avremo di nuovo 6 maglie tra un aumento e l'altro e di nuovo un aumento finale. E dovremo proseguire in questo modo, ad andare avanti, diciamo, fino a ottenere questo risultato, che si ottiene fino a quando le maglie da qui diventeranno, ne resterà una sola e non ci saranno più praticamente, perché faremo 6, poi 5, poi 4, poi 3, poi 2, poi 1. Ok, quindi ogni coppia di giri sempre, ricordatevi, perché il giro dopo aver fatto gli aumenti è sempre un giro di maglia bassa, però dobbiamo proseguire in questo modo, quindi diminuendo le maglie qui all'inizio e aumentando le maglie qui tra un aumento e l'altro, fino a quando qui all'inizio ci ritroveremo con nessuna maglia. Ok, e questo è il risultato
che otteniamo sempre le 22 maglie lavorate dritte di qua, e di qui invece abbiamo gli aumenti e le diminuzioni. Quindi procediamo in questo modo, il sistema appunto è questo qua per realizzare le parti. Una volta terminato quindi l'ultimo giro, vedete dove sono partita che avevo solo più una maglia e poi subito dopo avevo l'aumento, andiamo a fare un giro di scontorno dove lavoriamo tutti i punti su tutti e qua su tutti i lati a maglia bassa. Quindi da qui partiamo subito, cioè o tornate indietro oppure saliamo direttamente e andiamo a fare, vedete, un giro di maglia bassa per, tra virgolette, smussare il degradé che abbiamo fatto per sagomare la borsa con un giro di maglia bassa di contorno. Vedete che subito queste maglie qui, già le prime che ho fatto, vanno ad ammorbidire gli scalini del degradé. Quindi procediamo così e la bordiamo tutta, compreso un giro qui sotto al fondo, quindi facciamo proprio un giro di scontorno completo. Allora, per quanto riguarda il fondo, andiamo a inserirci qui nel primo angolo e andiamo a fare due maglie basse nello stesso punto, quindi una e una due. A seguire, per i successivi 5 fori andremo a lavorare 5 maglie basse, una per ogni foro. Quindi una e 5. Nel foro successivo andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso foro. In questo modo, nei successivi 4 fori andiamo a lavorare un punto per foro. Nel foro successivo andiamo a lavorare 2 maglie basse per nello stesso foro, quindi una rientro nello stesso foro e ne lavoro un'altra. I successivi 5 punti lavoriamo un punto per foro. 5. Ci ritroviamo sull'angolo. Sull'angolo andiamo a fare 2 maglie basse nello stesso foro. E poi dobbiamo girare nell'altro lato e quindi sempre in questo foro dell'angolo andiamo a fare altre 2 maglie basse, che sarebbero le 2 del giro dell'altro lato praticamente. In questo modo, quindi nello stesso punto dell'angolo ne lavoreremo 4, ok? 4 maglie basse. Dopodiché lavoriamo una maglia bassa nel foro a fianco e una maglia bassa ancora nel foro a fianco singole. In questo modo. Nei 2 punti successivi andiamo a fare 2 maglie basse per foro, quindi una rientro nello stesso foro e ne faccio un'altra, e anche la stessa cosa nel foro a fianco. Dopodiché qui lavoriamo 2 maglie singole, quindi una e una due, ci ritroviamo sull'angolo, quindi sull'angolo dobbiamo fare 2 maglie basse più 2, quindi in totale sono 4 maglie basse nello stesso foro. E adesso ripetiamo la stessa sequenza, quindi lavoreremo 5 maglie basse nei successivi 5 punti, qua poi dopodiché lavoreremo 2 maglie basse nello stesso punto, poi 4 maglie basse singole, 2 maglie basse nello stesso punto, 5 maglie basse singolo, l'angolo da 4, e qui ripetiamo la stessa sequenza che abbiamo appena visto da questa parte. Quindi completiamo il giro, quando arriveremo qui faremo le 2 maglie basse mancanti nell'angolo e ci congiungeremo per chiudere. Quindi questo è quando dobbiamo realizzare per partire dal fondo. Una volta che abbiamo finito di bordare il fondo, andiamo a inserirci nel lato corto perché dobbiamo andare a lavorare il nostro laterale. Quindi andiamo a inserirci qui, prendiamo il filo in questo modo, faccio una catenella e vado a lavorare 11 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, che sono esattamente i punti che mi ritrovo qui sul laterale. Quindi entro in ogni maglia e vado a lavorare un punto basso fino ad averne un totale di 11.
11 punti. Arrivati a questo punto, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo i punti così come si presentano, quindi di nuovo lavoriamo le nostre 11 maglie basse. In questo modo. Adesso di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro e adesso andiamo a fare due diminuzioni, una inizio giro e una alla fine, e dobbiamo ritrovarci con un totale di 9 maglie. Quindi lavoriamo il primo punto e facciamo una maglia bassa. Il secondo punto lo saltiamo, andiamo direttamente nel terzo. Ed ecco che abbiamo fatto la prima diminuzione. Poi lavoriamo le maglie come si presentano fino ad arrivare alla penultima del giro. Voilà, vedete che mi restano due maglie da lavorare. Salto la penultima maglia e vado direttamente nell'ultima. In questo modo ho fatto la mia seconda diminuzione. Se contiamo le maglie, adesso ne abbiamo 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, questo adesso dobbiamo lavorare 14 giri con queste 9 maglie, quindi questo qui che abbiamo appena fatto è il primo giro dei 14, dobbiamo farne altri 13, dove lavoriamo le maglie così come si presentano, quindi sempre e solo queste 9 maglie. Quindi voltiamo il lavoro e proseguiamo a lavorare altri 13 giri di 9 maglie. Allora, realizzati questi 14 giri, di nuovo dobbiamo fare due diminuzioni, una inizio e una fine giro come prima, e ritrovarci con un numero di maglie pari a 7. Quindi lavoriamo di nuovo il primo punto, saltiamo il secondo, lavoriamo gli altri punti così come si presentano fino ad arrivare al penultimo punto. Ovvero questo qua, che saltiamo e andiamo direttamente nell'ultimo. E quindi adesso, se contiamo, abbiamo 7 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Proseguiamo a lavorare queste 7 maglie per altri 14 giri, quindi questo è il primo dei 14, altri 13 giri. Lavorati anche questi 14 giri, dobbiamo di nuovo andare a fare due diminuzioni in modo da trovarci a lavorare con 5 maglie. Quindi di nuovo lavoriamo il primo punto, saltiamo il secondo, lavoriamo le altre maglie così come si presentano fino alla penultima. La penultima maglia la saltiamo e andiamo direttamente nell'ultima. Ci ritroviamo quindi solo più con 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, e dobbiamo lavorare un totale di 12 giri con queste 5 maglie, quindi questo è il primo, altri 11 giri con queste 5 maglie. Allora, una volta lavorati gli ultimi 12 giri da 5 maglie, dovete andare a ripetere tutto il procedimento dall'altra parte del fondo. Quindi vedete che dobbiamo andare a realizzare lo stesso laterale con le stesse maglie, quindi partiamo da 11, poi 9, poi 7, poi 5 dall'altro lato. Dopodiché prendiamo uno dei due pannelli della nostra borsa e andiamo a imbastire il laterale al pannello. Vedete che io qui ho messo tutti dei marker che mi tengono fermo il giro borsa, diciamo, che adesso dovremo andare a cucire. Quindi dovete imbastirlo in questo modo, prendere un'agugliata di filo, un ago tirafettuccia. E adesso vediamo insieme come unire il tutto. Io ho una agugliata lunghissima. Va bene, vediamo. Allora, quindi partiamo in un angolo. Tolgo il marker. E andiamo ad unire, unisco con l'ago, ok? Quindi non con l'uncinetto, vado a cucire il mio giro borsa con il pannello frontale con l'ago tirafettuccio. Quindi passo in questo modo nei punti una volta da un lato, una volta dall'altra.
così, in modo da andare a formare una piccola, vedete, dei punti di cucitura che vado a fare abbastanza vicini. Quindi vedete, in questo modo, e dobbiamo andare a cucire e a unire tutto il laterale alla borsa e poi all'altro lato, quindi dall'altra parte, quindi dobbiamo procedere in questo modo con il giro di cucitura. Guardate, ho terminato di assemblare la borsa, quindi abbiamo attaccato tutta questa parte e tutta l'altra. Questo è il risultato finale. Adesso dobbiamo andare a inserire il manico, che io ho già fissato qui da questo lato in questo modo, e adesso vi faccio vedere come andarlo a fissare dall'altra parte. Allora, ci occorre sempre una gotina fettuccia con un'agugliata di filo, poi prendiamo il nostro manico che ha questo attacco aperto, che andiamo a inserire qui nel nostro laterale, quindi nello spessore, diciamo, della nostra borsa. Andiamo a posizionarlo in questo modo, una parte da dentro e una parte da fuori della borsa, in modo che pizzichi il nostro laterale, così, e adesso andiamo a cucirlo facendo una X, una croce. Quindi sono qui con il filo, mi inserisco nel buco all'interno della borsa in questo modo, tiro bene il filo così, e sono pronta. Vedete, sono uscita nel foro all'interno, passo adesso nel foro in diagonale così, per sbucare nel corrispettivo davanti. Quindi in questo modo salgo nel foro qua, esco di nuovo sul dietro, in questo modo, vedete, e ripasso, perché faccio due passate, quindi ripasso nello stesso foro, riesco nello stesso posto del davanti, voilà, ripasso su qui. E risbuco qua. Adesso passiamo da sotto e andiamo a spostarci nel foro qui, in questo modo. Da qua andiamo in diagonale sopra, quindi questo foro qui e il corrispettivo foro davanti, in questo modo. Da qui nel foro in diagonale sotto, risbucchiamo nello stesso posto da dietro in questo modo, e di nuovo facciamo una seconda passata, quindi rientriamo nello stesso foro e di nuovo qua, e sbucchiamo dietro. Vedete che abbiamo fatto una X doppia, ok? Una volta che siamo sbucati qui sul dietro, di nuovo passiamo attraverso il foro per portarci, diciamo, da sotto, e andiamo a far passare il filo per bloccarlo in questo modo qua, ed ecco che abbiamo fissato il nostro manico da un lato, poi dovete ripetere lo stesso procedimento dall'altro. Per quanto riguarda la patella, di nuovo ci occorre un'agugliata di filo e una gotina fettuccia. Andiamo a posizionare la patella sul dietro della nostra borsa e la centriamo nella parte, diciamo, dritta e centrale della borsa. Dopodiché io sono andata a fare un nodo qui al fondo della mia agugliata di filo. Vado a inserirmi
con l'ago all'interno della borsa e fuoriesco nel primo foro della patella, in questo modo. Arrivati a questo punto andiamo a passare negli spazi vuoti facendo un giro di cucitura all'indietro, andando a riempire tutti gli spazi che abbiamo lasciato vuoti. Quindi adesso punteremo qua e qui in mezzo fino a riempire e completare la cucitura. Una volta posizionata la pattina prendete esattamente la misura di dove va l'altro pezzo della chiusura, lo inserite all'interno della borsa, fate uscire le alette in questo modo, vedete che sono queste, inseriamo la ghiera di metallo e andiamo ad aprire le alette. In questo modo abbiamo fissato la chiusura e voilà. Direi che abbiamo terminato la borsa, adesso non ci resta di fargli la fodera se vogliamo foderarla.